la carta programma. Pensiamo un po' di essere su quella famosa, no? E andare a prendere le immagini che la Terra lancia nello spazio. E allora, sulla bordo di quella astronave, noi avremmo visto nei tempi antichi, prima ancora dell'impero romano, no? Avremmo visto Aristotele ad Atene che parlava dell'uomo come, chi è che l'aveva detto? Animale? Animale sociale. Animale sociale, cioè un animale che vive in mezzo alla gente, no? Un animale sociale. Poi dalla Grecia siamo arrivati nel 1215 in Inghilterra, dove abbiamo incontrato Giovanni Senza Terra, che concedeva la Magna Carta Libertatum. Poi dall'Inghilterra ci siamo trasferiti addirittura al di là dell'Atlantico, siamo andati a vedere la Convenzione di Filadelfia, dove le 13 colonie americane si sono costituite in uno Stato autonomo e hanno fatto la loro Costituzione. Poi dall'Atlantico siamo ritornati in Europa e siamo arrivati a Parigi nel 1789 con la Rivoluzione Francese, dove al re e alla regina tagliavano una testa. Con la Rivoluzione Francese abbiamo una Costituzione basata sulla libertà, sull'uguaglianza e sulla fraternità. Poi dalla Francia con Napoleone Bonaparte siamo andati per tutta l'Europa a portare in giro questa nuova Costituzione. Ma poi abbiamo visto che Napoleone Bonaparte è stato sconfitto da tutti i regnanti perché avevano paura, i regnanti, di perdere il loro potere, le loro ricchezze. Però poi abbiamo visto che nel 1848 quella idea di libertà, di uguaglianza, di fraternità, oramai quel cioccolatino, no? Oramai la gente faceva, non voleva rinunciarsi, e allora sono scoppiate di nuovo tutte le altre piccole rivoluzioni. E abbiamo visto qui in Italia che nel 1848 Carlo Alberto concedeva lo Statuto Albertino. Poi abbiamo visto tutte le guerre di indipendenza per unire l'Italia, per arrivare poi al 2 giugno del 1946, quando la gente stufa di fare guerre e nel dovere scegliere tra avere ancora un re o avere una repubblica, ha scelto di avere una repubblica. E siamo arrivati ai tempi nostri.